Buonasera e benvenuti a Basket Golfo Piombino Expo Inox Mortara. A disposizione di coach Alfonso Zanellati, Expo Inox Mortara presente 10 uomini seguenti. Con il numero 4 Simone Fant, con il numero 7 Patrick Avanzini, con il numero 8 Stefano Poggi, con il numero 9 il capitano Fabio Grugnetti, con il numero 10 Marco Mossi, con il numero 12 Paolo Emilio Mossi, con il numero 14 Alessandro Verlich, con il numero 15 Michael Bialkowski, con il numero 16 Marco Di Paola, con il numero 17 Valerio San Lorenzo. Per il basket golfo Piombino, con il numero 4 Alessio Iardella, con il numero 5 il capitano Giacomo Guerrieri, con il numero 6 Giovanni Esposito, con il numero 7 Jacopo Pozzi, con il numero 8 Giuliano Biancani, con il numero 12 Marco Franceschini, con il numero 13 Camillo Bianchi, con il numero 20 Luca Marmugi, con il numero 22 Roberto Maggio, con il numero 33 Andrew Gabellieri, il coach Massimo Padovano, il suo vice Massimo Jacopini. Buonasera dal Palatenda di Piombino. Stanno per scendere in campo Basket Golfo Piombino Expo Inox Mortara nell'ultimo impegno casalingo dei gialloblu piombinesi dell'anno solare 2014. Per Expo Inox Mortara Alfonso Zanellati il coach porta in panchina Simone Fante con il numero 4, Patrick Avanzini con il numero 7, Stefano Poggi con il numero 8, il capitano Fabio Grugnetti con il numero 9, Marco Mossi con il numero 10, Paolo Emilio Mossi con il numero 12, Alessandro Verlich con il numero 14, Michal Bialkowski con il numero 15, Marco Di Paola con il numero 16, Valerio San Lorenzo con il numero 17. Coach Massimo Padovano per Basket Golfo Piombino a disposizione l'intera rosa per questo impegno casalingo. Saranno della partita con il numero 4 Alessio Iardella, con il numero 5 il capitano Giacomo Guerrieri, con il numero 6 Giovanni Esposito, con il numero 7 Jacopo Pozzi, con il numero 8 Giuliano Biancani, con il numero 12 Marco Franceschini, con il numero 13 Camillo Bianchi, con il numero 20 Luca Marmugi, con il numero 22 Roberto Maggio e con il numero 33 Andrew Gabellieri.
i due starting five dell'incontro per Mortara con il numero 9 Grugnetti, con il numero 10 Mossi, con il numero 12 Mossi Paolo, con il numero 16 Di Pali, con il numero 17 San Lorenzo. È di Mortara il primo attacco della partita. La palla circola per la conclusione da tre punti che non va a bersaglio. Rimbalzo in attacco ancora per gli ospiti. Nuova azione di attacco con 7 secondi a disposizione per chiudere l'azione. Rimbalzo difensivo in compartecipazione tra Luca Marmugi e Jacopo Pozzi. Transizione con Camillo Bianchi che fallisce. L'appoggio Mancino da sotto. Ancora 0-0. Ancora una transizione con il palleggio, resta e tiro che non va a bersaglio. Roberto Maggio a condurre il secondo attacco dell'incontro per Basket Golfo. Palla nelle mani di Andrew Gabellieri che trova lo scarico per il tre punti corto di Luca Marmusi, che raccoglie il proprio rimbalzo in attacco. Consegna Jacopo Pozzi la palla che giunge ancora nelle mani di Andrew Gabellieri. 5 secondi allo scadere dell'azione. La penetrazione del numero 33 giallo-blu. La palla che balla sul ferro, non finisce sul fondo della retina. Ancora un attacco sbagliato per Mortara. Numero 12 Mossi a fallire il tiro. Ancora un'azione per Mortara, 5 secondi allo scadere della stessa. Ricezione profonda, 2 secondi allo scadere. Tiro in allontanamento, non trova nemmeno il ferro. Roberto Maggio in palleggio a sfidare la difesa di Mortara. Palla fuori per Marmugi. Palla nell'angolo per Andrew Gabellieri. Il tre punti del numero 33 giallo-blu si ferma sul primo ferro. Rimesso dal fondo per Mortara. Ancora attacco per Mortara. Attacchi ancora a secco dopo 1 minuto e 50 secondi dall'inizio del match. Mossi cerca la ricezione. Ancora la palla che si muove con il palleggio dell'attacco di Mortara. Al primo canestro su azione realizzato da Mortara si scatena da parte del pubblico del Palatenda il previsto lancio di Peluche. Simpatica e assolutamente pregevole iniziativa di beneficenza che coinvolge tutti i campi di basket. Nello specifico i giocattoli di Peluche raccolti in questa occasione saranno consegnati alla Caritas della diocesi di Piombino Massa Marittima, che si prende l'impegno di distribuirli a bambini meno fortunati che hanno bisogno del nostro sostegno e del nostro appoggio. Sicuramente una bella immagine che interrompe piacevolmente l'evento agonistico. Intanto si è aperto il tabellino dell'incontro, sono trascorsi 2 minuti e 4 secondi dall'inizio del match. Mortara con i due punti messi a segno dal numero 17 San Lorenzo sancisce il primo vantaggio dell'incontro. Parquet sgombrato, tutto è pronto per la prosecuzione del match. Camillo Bianchi consegna a Roberto Maggio il pallone del primo possibile pareggio per Basket Golfo Piombino. Riceve Jacopo Pozzi, la palla circola attraverso Camillo Bianchi, raggiunge prima Luca Marmugi e poi Andrew Gabellieri. L'anticipo di San Lorenzo su Jacopo Pozzi. Ancora un attacco per Mortara. Palla lontana da canestro, ancora San Lorenzo a ricevere. La ricezione profonda di Mossi che riapre ancora per San Lorenzo. Lo scarico ancora per Mossi in angolo. La conclusione da tre punti si ferma sul primo ferro. Tenta il recupero il numero 10 di Mortara. Grugnetti a condurre l'attacco per Mortara. Mancano 5 secondi allo scadere di 24. Recupera palla Jacopo Pozzi, lancia in contropiede Camillo Bianchi che appoggia i primi due punti dell'incontro per Basket Golfo Piombino. Parità a 2 quando siamo entrati negli ultimi 7 minuti di gioco del primo quarto. Ancora Grugnetti a condurre l'attacco per
Mortara, palla persa da Mossi, numero 10. Roberto Maggio ancora a servire l'assist per Camillo Bianchi, comodo appoggio al tabellone per il numero 13 giallo-blu. Sono tutti i suoi primi 4 punti dell'incontro per Basket Golfo Piombino. Grugnetti a prendere il 3 punti frontale che riporta in vantaggio di un punto Mortara, 5-2 per gli uomini di coach Zanellati. Roberto Maggio in palleggio a ricevere il consegnato di Luca Marmugi, che porta il blocco per il play giallo-blu. Penetrazione dello stesso, appoggio Mancino che non trova il fondo della retina, transizione spinta da Mossi e Grugnetti, ruba palla Roberto Maggio che si lancia in contropiede, appoggia al tabellone i primi 2 punti del proprio score. Nuovo sorpasso per Piombino, 6-5 quando siamo entrati negli ultimi 6 minuti di gioco del primo quarto. Nuovo attacco per Mortara, esce a ricevere lontano da canestro San Lorenzo. La palla ancora nelle mani di Mossi, mancano 4 secondi allo scadere dell'azione. Conclusione forzata del numero 10 di Mortara, il rimbalzo è preda di Jacopo Pozzi che prova a lanciare lungo in contropiede Camillo Bianchi, palla recuperata da Mortara, in transizione non esita a prendere il 3 punti del nuovo più 2 per Mortara, il numero 10 Mossi. 8-6 Mortara, 5 minuti e 15 alla fine del primo quarto. Palla nelle mani di Andrew Gabellieri, Roberto Maggio in palleggio torna dal numero 33 giallo-blu. Fallo del primo fallo dell'incontro per il numero 16 di Paola, che nel tentativo di contrastare Luca Marmugi usa troppo il fisico. Rimessa per Piombino, palla nelle mani di Camillo Bianchi, esce a ricevere Roberto Maggio fronteggiato da Grugnetti. Ancora una penetrazione per il play giallo-blu. Parità ad 8 sul tabellone del Palatenda, 4 minuti e 45 alla fine del primo quarto. Paolo Mossi in palleggio a trovare l'altro Mossi con il numero 10. Ricezione profonda di San Lorenzo, semigancio del numero 17 che non va a bersaglio. Roberto Maggio ancora in palleggio a guidare la transizione giallo-blu, prende il 3 punti dal palleggio, lo manda a bersaglio. Massimo vantaggio per Basket Golfo, 11-8 per gli uomini di coach Padovano, 4 minuti e 17 alla fine del primo quarto. Fino a questo momento i due coach non hanno attinto dalla panchina. Ancora una palla rubata da Roberto Maggio, arresta il palleggio, cerca la ricezione di Camillo Bianchi, palla intercettata dalla difesa di Mortara. Ancora Grugnetti a condurre l'attacco per gli ospiti, viene premiato il taglio centrale del numero 12, palla fuori, nuovamente fuori per Grugnetti che fallisce la bomba dall'angolo, lanciato in transizione Roberto Maggio, mismatch, apertura, ribaltamento di fronte per Andrew Gabellieri che mette a segno la bomba del più 6 Piombino, 14-8, 3 minuti e 25 secondi alla fine del primo quarto. Si muove qualcosa sulla panchina giallo-blu, coach Padovano manda in campo Giuliano Biancani, ma per bloccare l'inerzia in questo momento favorevole a Basket Golfo Piombino, coach Zanellato chiama il primo time out dell'incontro a 3 minuti e 21 secondi dalla fine del primo quarto. Piombino avanti 14-8 grazie ai 4 punti realizzati da Camillo Bianchi in apertura, 7 punti di Roberto Maggio, 3 punti di Andrew Gabellieri, autore dell'ultima bomba del più 6 Piombino, dall'altra parte 3 punti per Grugnetti, 3 punti per Mossi, 2 punti per San Lorenzo. Dopo un inizio in cui i due attacchi hanno stentato a trovare la via del canestro, Basket Golfo Piombino sembra aver trovato la fluidità giusta in attacco, tiri aperti, contropiede, azioni che hanno costretto il coach ospite Zanellati a richiedere il primo time out dell'incontro. Primo mini break a favore di Piombino, più 6 per gli uomini di coach Padovano quando alla ripresa del gioco dopo il time out
Basket Golfo Piombino presenta in cabina di regia Giuliano Biancani, che prende il posto di Roberto Maggio. Fino a questo momento top scorer dell'incontro con 7 punti realizzati, 3 su 4 dal campo per lui, 1 su 1 nelle conclusioni pesanti. Allunga la difesa a Mortara, la supera agevolmente Basket Golfo Piombino, libera per il tiro dall'angolo da 3 punti Jacopo Pozzi, che non trova la via del canestro. Grugnetti ancora a condurre l'attacco per Mortara, 2 minuti e 58 secondi alla fine del primo quarto. Mortara che deve recuperare 6 punti di svantaggio rispetto a Basket Golfo Piombino. Il gioco a 2 di Mortara non si conclude con un canestro realizzato, primo pallone gestito da Giuliano Biancani per l'attacco gialloblu, palla nelle mani di Andrew Gabellieri, che non esita a prendere la bomba del nuovo massimo vantaggio per Piombino, 17-8 più 9, secondo canestro da 3 punti consecutivo per il numero 33 piombinese. Piombino che allunga con un parziale aperto di 9-0, continua l'astinenza in attacco per Mortara. Mossi calpesta la linea laterale, regala il possesso a Basket Golfo Piombino. Giuliano Biancani in regia, affrontato dal capitano Grugnetti, a ricevere il consegnato di Jacopo Pozzi, a fallire il layup da sotto appoggiato al tabellone. Dall'altra parte potenziale gioco da 3 punti per Mortara. Primo fallo del match per gialloblu piombinesi. Luca Marmusi accusato del fallo. A bersaglio anche il tiro libero aggiuntivo per il nuovo meno 6 per Mortara, quando Andrew Gabellieri consegna a Jacopo Pozzi, pallone che giunge poi nelle mani di Camillo Bianchi, ricezione profonda di Luca Marmusi, ribaltamento per Giuliano Biancani, va a ricevere ancora a centrare il centro gialloblu, tira in allontanamento del numero 20 che con l'aiuto del primo ferro mette a segno i primi 2 punti del proprio incontro, riporta Basket Golfo Piombino a più 8 su Mortara. È entrato intanto il numero 8 Foggi al posto di numero 10 Mossi. L'azione precedente da 3 punti era di San Lorenzo. Camillo Bianchi tenta la bomba frontale che si spenge sul primo ferro. Grugnetti a gestire ancora l'attacco per Mortara. Rapida conclusione da 3 punti per il numero 12 Mossi, fermato fallosamente da Andrew Gabellieri. Che va ad accomodarsi in panchina, richiamato da coach Padovano. Entra con il numero 4 Alessio Iardella. Concede minuti di riposo anche a Jacopo Pozzi, coach piombinese, unitamente ad Alessio Iardella. Farà proprio l'ingresso sul terreno di gioco anche il numero 12 gialloblu Marco Franceschini. Primo tiro libero a bersaglio per il numero 12 Mossi, quarto punto per lui. Diventano 5 con il secondo tiro libero realizzato. Fallo subito in azione di tiro da 3 punti. Completa la serie 3 su 3 il numero 12 di Mortara. Riporta i propri colori a meno 5. Salta il pressing di Mortara, Basket Golfo Piombino. Alessio Iardella costretto a raccogliere il palleggio, riceve il consegnato nuovamente da Luca Marmusi. Camillo Bianchi parte in uno contro uno, si appoggia al tabellone, realizza il sesto punto del proprio incontro, riporta più 7 Piombino. Ancora Mossi fronteggiato da Camillo Bianchi, sporca il passaggio Marco Franceschini, Alessio Iardella a completare il recupero, transizione conclusa da Giuliano Biancani con la bomba del più 10, 2-4-1-4, 25 secondi allo scadere di un primo quarto che Basket Golfo Piombino, dopo un'iniziale difficoltà, guida con un margine di sicurezza.
Ci pensa Mossi a ridurla adesso con un'altra conclusione pesante. 2-4-1-7, 9 secondi al termine del primo quarto. Giuliano Biancani a sfruttare il blocco di Marco Franceschini. Lo scarico per Luca Marmugi. La partenza in palleggio del numero 20 gialloblu interrotta fallosamente dal secondo fallo del numero 16 di Paola. Rimessa con 2 secondi e un decimo per Piombino. Palla per Luca Marmugi. A 2 decimi dallo scadere del primo quarto. Fallo alla difesa di Mortara. Non viene considerato in azione di tiro il fallo subito dal numero 20. Centro di Piombino. San Lorenzo si accusa del fallo. 2 decimi di secondo per la rimessa gialloblu. Giuliano Biancani a trovare al volo Jacopo Pozzi. Tiro rovesciato del numero 7 gialloblu. Non trova il fondo della retina. Si conclude il primo quarto favorevole a Basket Golfo Piombino sul punteggio di 24-17. Sono 6 punti realizzati da Camillo Bianchi, 2 da Luca Marmugi, 7 da Roberto Maggio, 6 da Andrew Gabellieri, 3 da Giuliano Biancani per Basket Golfo Piombino. Per Mortara 3 punti di Grugnetti, 9 di Mossi, 2 su 2 per lui da 3 punti, 3 su 3 dalla linea del tiro libero, 50% totale dal campo. 5 punti realizzati dal numero 17 San Lorenzo. A confermare il parziale del primo quarto sul 24-17 per Basket Golfo Piombino. Alte percentuali di realizzazione dal campo per gli uomini di coach Padovano. Tirano con il 53% totale, 10 su 19 dal campo, 4 su 8 nelle conclusioni pesanti, nessun viaggio in lunetta. All'altra parte 33% totale dal campo per Mortara, che tira con 5 su 15, 3 su 6, 50% dalla linea dei 3 punti, 100 su 100, 4 su 4, 100% di realizzazione dalla linea del tiro libero. Sostanziale parità nella battaglia rimbalzi, Mortara ne cattura 9, Basket Golfo Piombino ferma 8. Sono 5 gli assist regalati dagli uomini di coach Padovano contro i 2 di Mortara. 6 palle recuperate per Basket Golfo Piombino, 3 per Mortara. Eloquente il numero di palle perse nel primo quarto dagli uomini di coach Zanellati. Sono 8 contro le 3 perse dagli uomini di coach Padovano. Tutto è pronto per l'inizio del secondo quarto. Alessio Erdella, Giuliano Biancani, Jacopo Pozzi, Marco Franceschini e capitano Giacomo Guerrieri in campo per coach Padovano. Riceve la rimessa laterale Giuliano Biancani, riconsegna la palla nelle mani di Alessio Verdella, esce in punta a ricevere Jacopo Pozzi. Primo pallone gestito da Giacomo Guerrieri, che trova nell'angolo Giuliano Biancani, che mette a segno i 2 punti che aprono il lo score del secondo quarto. 2-6-1-7, più 9 ancora per Basket Golfo Piombino. Grugnetti a battere in 1 contro Giuliano Biancani, che non riesce a tenere il primo passo del capitano ospite, commette il primo fallo del proprio incontro. Regala a Mortara la rimessa laterale. Giocano a 2 Grugnetti e Mossi. Ancora palla nelle mani di Grugnetti. Infrazione di passi commessa dal numero 15 Bialkowski, neo entrato per coach Zanellati. Rimessa dal fondo per Piombino. Giuliano Biancani a trovare Jacopo Pozzi. Ancora palla aperta per il play gialloblu. Nell'angolo la ricezione di Alessio Erdella, che parte in penetrazione, cerca lo scarico dietro la schiena per Marco Franceschini. Palla intercettata dalla difesa di Mortara. Transizione vincente del solito numero 12 Mossi, che raggiunge quota 11 nel proprio score personale e porta nuovamente a meno 7 i propri colori. Dall'altra parte la veloce soluzione da 3 punti di Jacopo Pozzi.
Ancora un errore per lui, punteggio fermo sul 26-19. Esce ad aiutare Marco Franceschini su Mossi, recupera la posizione, intercetta la palla che Mossi intendeva far arrivare nelle mani di San Lorenzo. Ricezione profonda di Marco Franceschini, la palla circola tra Pozzi e Biancani, che mette un'altra conclusione pesante a bersaglio. Torna in doppia cifra il vantaggio di Basket Golfo Piombino, 8 minuti e 15 all'intervallo lungo, 2-9-1-9 per gli uomini di coach Padovano. Grugnetti in palleggio, fronteggiato in questa occasione da Jacopo Pozzi. La conclusione pesante dall'arco per il numero 8 Poggi. Dall'altra parte Alessio Iardella a fallire da sotto. Una facile conclusione, 2-9-2-2 per Basket Golfo Piombino, 7 minuti e 48 secondi alla fine del secondo quarto. Avventurosa conclusione per il numero 15 Bialkowski. Jacopo Pozzi cerca di mettere a posto i piedi per la conclusione pesante. Non usa bene il piede perno il numero 7 gialloblu, viene colto in frazione di passi. Coach Zanellato richiama in panchina il numero 15 Bialkowski. Torna in campo con il numero 10 l'altro Mossi di Mortara. Ancora l'attacco per Mortara, questa volta Mossi che si occupa dell'organizzazione del gioco di attacco per gli ospiti. Fallo alla difesa, nello specifico Giacomo Guerrieri colpevole del fallo, primo fallo per lui, secondo del quarto per Basket Golfo Piombino. Rimessa per Mortara, i due Mossi a gestire l'attacco, San Lorenzo a ricevere in allontanamento, Grugnetti a far saltare con la finta Giuliano Biancani, anche per lui infrazione di passi, palla persa ancora per Mortara. Dovremmo essere giunti alla nona palla persa dell'incontro per gli uomini di coach Zanellati. Palla nelle mani di Marco Franceschini, ribaltamento per Giuliano Biancani che al volo trova Alessio Iardella che non premia il taglio di Giacomo Guerrieri. Sale a portare il blocco per Giuliano Biancani Jacopo Pozzi. È caldo il numero 8 gialloblu, palleggia, resta e tiro vincente per lui. 3-1-2-2 più 9 ancora per Basket Golfo Piombino, 6 minuti e 52 secondi all'intervallo lungo. Ancora 9 i punti di vantaggio per Basket Golfo Piombino. Replica subito Mossi dall'angolo, riporta a meno 7 il divario tra le due formazioni quando Alessio Iardella prova a servire profondo Marco Franceschini che si muove spalle a canestro. La conclusione del numero 12 si spenge sul primo ferro, raccoglie rimbalzo in attacco Jacopo Pozzi. Primi due punti dell'incontro per lui, 9 più 9 per Basket Golfo. Ancora il piazzato di San Lorenzo che dimostra di avere mano delicata, mette a segno i due punti del meno 7, raggiunge quota 10 quanto a punti realizzati, subisce la stoppata dall'altra parte Marco Franceschini, palleggia, resta e tiro per Grugnetti, rapida conclusione vincente della transizione di Mortara. Coach Padovano evidentemente non soddisfatto degli ultimi giochi d'attacco della sua squadra e della difficoltà a rientrare velocemente, chiama time out per interrompere il parziale di 4-0 con cui Mortara si è riportato da meno 9 a meno 5. Per Basket Golfo Piombino sono due punti realizzati da Jacopo Pozzi, 6 da Camillo Bianchi, 2 da Luca Marmugi, 7 da Roberto Maggio, 6 da Andrew Gabellieri, 10 da Giuliano Biancani. Dall'altra parte 5 i punti realizzati da Grugnetti, autore dell'ultimo canestro in transizione, 13 quelli di Paolo Mossi, 10 di San Lorenzo. Dalla panchina nessun contributo fino a questo momento per coach Zanellato, nessuno degli uomini entrato dalla panchina è andato a canestro per
coach ospite. Sono 14 punti realizzati nel pitturato dagli uomini di coach Padovani, solo 6 quelli dagli ospiti di Mortara, che hanno preso prevalentemente tiri dalla media e dalla lunga distanza per mettere a segno i 28 punti con cui si fermano a 5 punti di distanza da quanto fino a questo momento realizzato dall'attacco di Basket Golfo Piombino, guidato in questo momento da Giuliano Biancani. Alessio Iardella a sfruttare il blocco di Marco Franceschini. L'entrata del numero 4 gialloblu è fermata fallosamente dal numero 17 ospite San Lorenzo. Rimessa laterale con 14 secondi sul cronometro dei 24 a disposizione per Piombino. Marco Franceschini a ricevere lontano da canestro, taglia profondo ma non riceve. Alessio Iardella a raccogliere il palleggio, lo scarico per Giuliano Biancani fronteggiato da Grugnetti, sale ancora a portare il blocco Marco Franceschini. Giuliano Biancani in avventurosa conclusione laterale con l'aiuto del tabellone mette a segno il canestro del nuovo più 7 Piombino, raggiunge quota 12. Replica immediatamente Grugnetti con il tiro pesante del nuovo meno 4. Stiamo entrando negli ultimi 5 minuti di questo secondo quarto con Piombino avanti di 4 punti. Mortara ha replicato all'allungo di Piombino, si è riportato a distanza ragionevole, mantiene combattuta questa partita. Alessio Iardella adesso riporta sui binari del più 6 per Piombino con un'entrata a centro area che con l'aiuto del tabellone trova il fondo della retina. Caparbia azione difensiva di Giuliano Biancani, palla recuperata di squadra ancora per Basket Golfo Piombino, nuova opportunità in attacco per gli uomini di coach Padovano, pieno di secondi a disposizione per la conclusione dell'azione. Camillo Bianchi a trovare Marco Franceschini fronteggiato da San Lorenzo. Giacomo Guerrieri scarico per Alessio Iardella, si apre per ricevere Camillo Bianchi, ancora un'entrata di Alessio Iardella, corta la conclusione del numero 4 gialloblu. Grugnetti a guidare ancora la transizione per Mortara, ricezione spallacanestro di Mossi interrotta fallosamente da Marco Franceschini. Terzo fallo di squadra per Basket Golfo Piombino. Torna in campo con il numero 22 il play titolare Roberto Maggio, si accomoda in panchina Alessio Iardella, 2 punti realizzati per lui fino a questo momento. Rapida uscita dai blocchi sulla rimessa dal fondo per Mortara, comodi 2 punti per il nuovo meno 4 per gli uomini di coach Zanellato. Nuovo attacco per Giuliano Biancani, ricezione profonda ancora di Marco Franceschini che si muove spalla a canestro, passa e tiro del numero 12 gialloblu, la conclusione mancina dello stesso, non trova il fondo della retina. Basket Golfo comunque conquista il rimbalzo in attacco. Giuliano Biancani ancora in palleggio a cercare la conclusione da sotto, raccoglie il rimbalzo in attacco Marco Franceschini, primi 2 punti anche per il centro gialloblu, nuovo più 6 per Piombino, 3 minuti e 29 secondi all'intervallo lungo. Esce ad aiutare Marco Franceschini, grande intercetto di Giuliano Biancani che va a concludere l'azione, raccoglie addirittura il fallo antisportivo del numero 12 Mossi, decisione contestata da parte dello stesso Mossi e della panchina di Mortara, irremovibile la coppia arbitrale. 2 tiri liberi a disposizione di Giuliano Biancani e rimessa laterale per Basket Golfo Piombino. 3-9-3-3 per gli uomini di coach Padovano che hanno la possibilità di allungare ulteriormente con questi 2 tiri liberi a disposizione di Giuliano Biancani e il successivo possesso, conseguenza del fallo antisportivo fischiato al numero 12 ospite.
si allungano i tempi di attesa per procedere all'asciugatura del terreno di gioco del Palatenda. Palla nelle mani di Giuliano Biancani, che mette a segno il primo dei due tiri liberi a propria disposizione. Primo viaggio in lunetta per il numero 8 gialloblu. 1-2 per lui. Alza decisamente il quintetto coach Padovano, richiama in panchina lo stesso Giuliano Biancani e torna a prendere posto sul parquet con il numero 20 Luca Marmugi. Roberto Maggio a consegnare Giacomo Guerriere il pallone, che arriva nelle mani prima di Luca Marmugi e poi di Camillo Bianchi. Il palleggio di Roberto Maggio, che trova Giacomo Guerrieri, uno contro uno del capitano gialloblu, cerca lo scarico per Marco Franceschini, viene letta la traiettoria di passaggio dalla difesa ospite. Palleggio, resta e tiro vincente del numero 12 Mossi, che non si preoccupa delle mani protese di Luca Marmugi. Dall'altra parte l'affondata mimane di Marco Franceschini. Due comodi punti per il centro gialloblu. 4-2-3-5, riporta più 7 i propri colori quando siamo a 2 minuti e 25 secondi dall'intervallo lungo. Piombino continua a guidare l'incontro con 7 punti di vantaggio. Ancora un fallo per la difesa piombinese. È il quarto fallo di squadra nel corso del secondo quarto, il secondo del numero 20 Luca Marmugi. Mossi ancora in lunetta per due tiri liberi a propria disposizione. Non fallisce la prima conclusione dalla linea numero 12 di Mortara. Ancora perfetto dalla linea il numero 12 ospite. 4-2-3-7, riporta a meno 5 i propri colori. 2 minuti e 10 alla fine del secondo quarto. Roberto Maggio in palleggio a trovare Andrew Gavellieri, che è tornato sul parquet. Prende l'immediato tiro da 3 punti il numero 33 gialloblu. Raccoglie un rimbalzo in attacco importante Luca Marmugi. Consegna a Roberto Maggio la possibilità di una nuova conclusione pesante. La manda a bersaglio il play gialloblu. Costruisce il nuovo più 8 per Basket Golfo Piombino, 1 minuto e 45 secondi alla fine del secondo quarto. Ancora una soluzione dall'angolo per il numero 10 Mossi, interrotta fallosamente dalla difesa gialloblu. Minuto di sospensione a 1 minuto e 39 secondi dalla fine del secondo quarto. ...21-20 il parziale per Piombino in questo secondo quarto, per il complessivo 45-37 con il quale gli uomini di coach Padovano guidano l'incontro a 1 minuto e 39 secondi dall'intervallo lungo. Sono 2 i punti realizzati da Jacopo Pozzi, 6 quelli da Camillo Bianchi, 2 da Luca Marmugi, 10 da Roberto Maggio, autore dell'ultima bomba per Basket Golfo Piombino, 6 da Andrew Gavellieri, 2 da Alessio Iardella, 13 da Giuliano Biancani e 4 da Marco Franceschini. Dall'altra parte 8 punti di Grugnetti, 4 di Marco Mossi, 13 di Paolo Mossi, 10 di San Lorenzo, 11 punti dalla panchina per coach Zanellato, i 2 punti messi a segno dal numero 8 Poggi. Il gioco riprenderà con un altro viaggio in lunetta per Mortara. Opportunità di ridurre ancora lo svantaggio, fino a questo momento fissato sugli 8 punti. Continua la serie delle realizzazioni dalla linea del tiro libero per Mortara. Ancora un 2-2, complessivo 8-8 dalla linea per gli uomini di coach Zanellato. 4-5-3-9, meno 6, palla nelle mani di Roberto Maggio.
che va fino in fondo, raccoglie il fallo del play avversario Grugnetti. Non è considerata in azione di tiro l'azione fallosa del numero 9 di Mortara. Si riprenderà con una rimessa dal fondo per basket colpo Piombino. Luca Marmugi a trovare Jacopo Pozzi, palla nelle mani di Roberto Maggio, sale a portare il blocco Luca Marmugi che si apre per la conclusione da tre punti, la fallisce, lotta a rimbalzo Jacopo Pozzi, palla nelle mani di Grugnetti, spinge ancora la transizione il numero 8 di Mortara Poggi, raccoglie il fallo di Luca Marmugi, terzo fallo per lui, corre immediatamente a ripari coach Padovano richiamando in panchina il proprio centro, torna a completare il quintetto con il numero 12 Marco Franceschini. Ancora un viaggio in lunetta per Mortara, Poggi a fallire il primo tiro libero dell'incontro per Mortara, fino ad ora 8 su 8 per gli uomini di coach Zanellati, 1 su 2 per lui, 4-5-4-0, riporta a meno 5 i propri colori. Grugnetti ad affrontare in difesa il palleggio di Roberto Maggio, che non sfrutta il blocco di Jacopo Pozzi, consegna a Camillo Bianchi fronteggiato da Poggi il pallone da recapitare nelle mani di Jacopo Pozzi, ancora una conclusione da tre punti per Roberto Maggio, lotta a rimbalzo Marco Franceschini, l'apertura per Camillo Bianchi, buon rimbalzo offensivo per il numero 12 gialloblu che riceve il consegnato di Roberto Maggio, buon gioco a due tra play e il centro piombinese, fallo la difesa, due tiri liberi per Marco Franceschini, 44 secondi e 3 decimi all'intervallo lungo, primo viaggio in lunetta per Marco Franceschini che non fallisce il primo dei due tentativi a propria disposizione, quinto punto per lui, 4-6-4-0 per basket golfo Piombino, seconda conclusione ancora a bersaglio per il centro gialloblu, 6 punti per lui, più 7 per basket golfo Piombino che allunga la difesa, Mortara a gestire l'attacco ancora con Grugnetti, Mossi Mossi, San Lorenzo e Poggi a completare il quintetto per coach Zanellati, 5 secondi allo scadere dei 24 secondi, da distanza siderale prende la bomba Mossi, non riesce l'altro Mossi di Mortara a intercettare la palla prima che superi la linea laterale, rimessa per Piombino, ultimo attacco presumibilmente del quarto per gli uomini di coach Padovano, 10 secondi allo scadere del cronometro del secondo quarto, Roberto Maggio in palleggio, esce a ricevere Jacopo Pozzi, finta il tiro, va in penetrazione, si appoggia al ferro, non riesce a trovare il fondo della retina, si conclude il secondo quarto parziale di 23 pari nel corso di questo secondo quarto, basket golfo Piombino mantiene 7 punti di vantaggio costruiti nel primo quarto grazie ai 2 punti realizzati da Jacopo Pozzi, ai 6 realizzati da Camillo Bianchi, 2 per Luca Marmugi costretto in panchina da problemi di falli, 3 falli per lui, 10 punti realizzati da Roberto Maggio, 6 da Andrew Gabellieri, 2 da Alessio Iardella, 13 da Giuliano Biancani e 6 da Marco Franceschini. Dall'altra parte sono 8 i punti realizzati da Grugnetti, 6 da Marco Mossi, 13 per Paolo Mossi, 10 da San Lorenzo, 3 punti per Poggi dalla panchina. Ribadendo il parziale al termine dei primi due quarti dal Palatenda con basket golfo Piombino avanti 47-40 su Expo Inox Mortara. Vi diamo appuntamento più tardi per la ripresa del gioco con la rimessa laterale all'inizio del terzo quarto. Nuovamente collegati con il Palatenda di Piombino, sta per riprendere il gioco, inizio del terzo quarto dell'incontro tra basket golfo Piombino e Expo Inox Mortara, primi due quarti che si sono chiusi con basket golfo Piombino in vantaggio di 7 punti,
4-7-4-0 sul tabellone del Palatenda. Grazie a due parziali di 24-17 per basket e golfo nella prima frazione di gioco, 23 pari nel secondo quarto. Ripetiamo il punteggio, 47-40 per basket e golfo Piombino, che continua ad avere una buona percentuale di realizzazione dal campo, 49% per gli uomini di coach Padovano, 19 su 39 totale dal campo, 6 su 14 nelle conclusioni pesanti, 3 su 4 dalla linea del tiro libero. Dall'altra parte Mortara recupera e supera il 50% di realizzazione dal campo, 52% per gli uomini di Zanellato, grazie al 13 su 25 complessivo. È un ottimo 5 su 9 dalla linea dei tre punti. Assolutamente di rilievo la percentuale dalla linea del tiro libero, 9 su 10 per gli ospiti di Mortara. Primo attacco di Mortara con ennesima palla persa per gli uomini di coach Zanellati, palla recuperata da Marco Franceschini in quintetto con Roberto Maggio, Jacopo Pozzi, Camillo Bianchi e Andrew Gabellieri per coach Massimo Padovano. La ricezione profonda di Marco Franceschini, si muove spalla a canestro il numero 12 giallo-blu, si appoggia al vetro per i primi due punti del terzo quarto. 4-9-4-0, più 9 per basket e golfo Piombino. Grugnetti a guidare l'attacco per Mortara. I due mossi, San Lorenzo e Di Paolo, a completare il quintetto ospite. Ancora una conclusione fallita da Mortara, rimessa dalla linea di fondo effettuata da Andrew Gabellieri, palla nelle mani di Roberto Maggio, fronteggiato dal capitano ospite Grugnetti. Esce a ricevere Marco Franceschini, circola la palla fino ad arrivare nelle mani di Andrew Gabellieri, ancora il taglio lungo la linea di fondo di Marco Franceschini. A centrare un contatto irregolare, sanzionata la difesa di Mortara. Terzo fallo per il numero 16 ospite Di Paola nel tentativo di spezzare il taglio di Marco Franceschini. Azione fallosa, rimessa laterale per Piombino, Roberto Maggio a servire ancora Marco Franceschini, in precedenza fischio arbitrale per il fallo del numero 9 Grugnetti. Ancora 14 secondi a disposizione per l'attacco piombinese. Entra con il numero 15 Bialkowski, viene richiamato in panchina con il numero 16 Di Paola. Quattro falli per lui. Quando Andrew Gabellieri prova la penetrazione centrale, alza la parabola, ma la palla si spinge ancora prima del primo ferro. Grugnetti a spingere la transizione per Mortara. San Lorenzo fronteggiato da Jacopo Pozzi. Il piazzato del neo entrato numero 15 non va a bersaglio, tocca la palla nel rimbalzo in attacco il numero 12 Mossi, che riceve il pallone da Grugnetti, spara la bomba del meno 6, 4-9-4-3 sul tabellone del Palatenda, 8 minuti e 09 secondi alla fine del terzo quarto. Continua ad essere il miglior realizzatore dell'incontro il numero 12 Mossi, che raggiunge con l'ultima bomba messa a segno quota 16. 4 su 4 per lui nelle conclusioni pesanti. Ancora una rimessa laterale, palla in attacco per Mortara, Grugnetti, ancora Mossi in palleggio, fronteggiato da Marco Franceschini, palleggia resta e tiro che si spenge sul primo ferro, rotta a rimbalzo dalla quale esce vittorioso Andrew Gabellieri, palla in angolo per Roberto Maggio, ribaltamento per Camillo Bianchi che gioca uno contro uno, scivola il numero 15 ospite, libera un'autostrada a centroarea per Camillo Bianchi che appoggia al tabellone il suo ottavo punto. Nuovo più 8 per Piombino, 5-1-4-3. Ancora Mortara in attacco, Jacopo Pozzi ad aiutare su Grugnetti, a sporcare la linea di passaggio. Una carambola regala a Bialkowski la comoda soluzione
da sotto per i primi due punti del numero 15 ospite, per il nuovo meno 6 Mortara. 6 minuti e 59 secondi alla fine del terzo quarto. Basket Golfo Piombino conserva 6 punti di vantaggio su Expo Inox Mortara. Sono 8 punti fino a questo momento realizzati a Grugnetti, 9 dal numero 10 Mossi, 13 dall'altro Mossi con il numero 12, 10 da San Lorenzo e 3 da appoggi per Mortara. 2 punti di Jacopo Pozzi, 8 di Camillo Bianchi, 2 di Luca Marmusi, 10 di Roberto Maggio, 6 di Andrew Gabellieri, 2 di Ardella, 13 di Biancani. Raggiunge la doppia cifra con l'ultimo canestro realizzato anche Marco Franceschini, 10 punti per lui, con la conclusione Mancina che riporta a più 8 Piombino. Dall'altra parte ancora una conclusione fallita da Mortara, si lotta al rimbalzo, il più piccolo in campo Grugnetti a regalare il pallone dall'angolo per il 3 punti del numero 12 Mossi, corto il tiro del bomber di Mortara. A rimbalzo, azione fallosa della difesa gialloblu, secondo fallo per Jacopo Pozzi, rimessa dal fondo per Mortara. 14 secondi a disposizione per gli ospiti per la conclusione dell'azione di attacco. San Lorenzo a prendere il 3 punti frontale che si spegne sul primo ferro, rimbalzo in difesa di Jacopo Pozzi. 7° rimbalzo difensivo per il numero 7 gialloblu. Gran movimento lungo la linea di fondo di Camillo Bianchi, non tiene la maniglia Marco Franceschini. Grugnetti a regalare a San Lorenzo l'assist che non viene trasformato in 2 punti dal numero 17 ospite. Dall'altra parte rapida transizione di Roberto Maggio, 1 contro 1 vincente, appoggia al tabellone per il nuovo più 10 Piombino. Ancora una palla rubata da Roberto Maggio, assoluto protagonista delle ultime azioni di Basket Golfo Piombino, layup vincente del numero 22 gialloblu, costretto a chiedere time out coach Zanellato. Parziale favorevole a Piombino in apertura di terzo quarto, 10-5, massimo vantaggio sul più 12 per gli uomini di Coach Padovani. Grazie ai 2 punti realizzati da Jacopo Pozzi, gli 8 da Camillo Bianchi, 2 da Luca Marmugi, i 12 da Roberto Maggio, 6 da Andrew Gabellieri, 2 da Alessio Iardella, 13 da Giuliano Biancani e 10 da Marco Franceschini. Ripetiamo, vantaggio di 12 punti per Basket Golfo Piombino. Dall'altra parte sono 8 punti realizzati da Grugnetti, 9 quelli di Marco Mossi, 13 dell'altro Mossi dell'incontro Paolo, 10 di San Lorenzo, 3 di Poggi e 2 di Galcoschi a completare il tabellino per Mortara, che costruisce adesso il nuovo attacco in uscita dal timeout. 4 punti consecutivi di Roberto Maggio, prova a rispondere Grugnetti, buon palleggio, arresto e tiro del capitano di Mortara che riporta a 10 lo svantaggio della propria squadra, prova ad allungare la difesa Mortara, esce in palleggio dalla pressione ospite Camillo Bianchi, ha nelle mani il piazzato per il tiro da 3 punti che risulta corto. Grugnetti ancora a spingere la transizione per Mortara, palleggio, arresto e tiro del capitano ospite, ancora un rimbalzo per Jacopo Pozzi che non offre un gran contributo in punti al fatturato gialloblu, ma porta in dote 9 rimbalzi totali, 8 in difesa, 1 in attacco. Non riesce a controllare l'assist di Roberto Maggio, Marco Franceschini, ma c'è un tocco della difesa ospite. Fa conservare a Piombino il possesso della palla, rimangono 9 secondi sul cronometro dei 24 per chiudere l'azione di attacco. Roberto Maggio ad incaricarsi della rimessa dal fondo, immediato il tiro sulla ricezione di Jacopo Pozzi, ancora un errore per lui, 1 su 7 dal campo per il numero 7 gialloblu. Grugnetti a gestire l'attacco per
Mortara, ancora una conclusione presa dal numero 12 Mossi dall'arco. Palla nelle mani sicure di Roberto Maggio, che gestisce con relativa tranquillità l'attacco piombinese. Non preme sull'acceleratore. Basket golfo Piombino. Roberto Maggio allo scarico per Camillo Bianchi. Extra pass per Jacopo Pozzi, che in ritmo trova la prima bomba del suo incontro. Raggiunge quota 5 nel suo score personale. Regala a Piombino il massimo vantaggio sul più 13. 6-0-4-7 a 3 minuti e 45 secondi dalla fine del terzo quarto. Ancora un tiro sbagliato dall'angolo per il numero 15 ospite, rimbalzo in attacco per Mossi, che da sotto realizza il canestro del nuovo meno 11. Salta il pressing di Mortara, l'attacco giallo-blu. Camillo Bianchi stoppato, calpesta la linea di fondo Marco Franceschini nel tentativo del recupero del rimbalzo in attacco. 3 minuti e 20 secondi alla fine del terzo quarto. Grugnetti a gestire l'attacco per Mortara. Bialkowski fronteggiato da Jacopo Pozzi. Camillo Bianchi si occupa di Mossi. L'altro Mossi è seguito da Andrew Gabellieri. Cambio difensivo. Andrew Gabellieri si trova a centro area a contrastare Bialkowski. San Lorenzo batte in uno contro uno il proprio avversario diretto. Si appoggia al vetro per il nuovo più 9 per Piombino. 4-0 il parziale aperto per Mortara. Roberto Maggio in palleggio fronteggiato da Grugnetti. Sale a portare il blocco Jacopo Pozzi. Palla nelle mani di Camillo Bianchi. Ricezione di Marco Franceschini. 2 secondi allo scadere dei 24. Non riesce a concludere in tempo utile l'attacco giallo-blu. Attinge dalla panchina coach Padovano. Vanno a sedersi per minuti di recupero Marco Franceschini ed Andrew Gabellieri. Entra in campo Alessio Iardella con il numero 4. Luca Marmugi, gravato di 3 falli, a prendere la posizione di centro per basket golfo Piombino. Grugnetti fa saltare Roberto Maggio, prende l'arresto e tiro frontale. Ancora un rimbalzo in attacco per Mossi. Fallo della difesa giallo-blu. Nello specifico Camillo Bianchi si accusa del fallo. Coach Padovano striglia i suoi uomini, sottolinea la ripetuta serie di rimbalzi in attacco catturati dagli avversari. Mossi dalla lunetta a mettere il primo dei due tiri liberi a propria disposizione, raggiungere quota 14. Primo errore dalla linea per il numero 12 di Mortara. Rimangono 8 i punti di distacco che Mortara deve recuperare rispetto a basket golfo Piombino. Alessio Iardella, Roberto Maggio, Jacopo Pozzi, Luca Marmugi e Camillo Bianchi ad affrontare la difesa a zona messa in campo da coach Zanellato in questa occasione. Dopo l'errore di Roberto Maggio da 3 punti e rimbalzo lungo di Camillo Bianchi, ancora in palleggio la virata del play giallo-blu. Lo scarico per tiro da 3 punti di Jacopo Pozzi. Fermato fallosamente dal fallo del numero 10 Mossi. Il gioco riprenderà con il viaggio in lunetta per Jacopo Pozzi, che avrà a disposizione 3 tiri liberi. Manda a bersaglio il primo della serie. Riporta basket golfo Piombino sul più 9. Secondo tiro libero a bersaglio e nuovo più 10 per basket golfo Piombino. Completa la serie di 3 tiri liberi realizzati Jacopo Pozzi. Più 11 Piombino, 6-3-5-2 a 1 minuto e 45 secondi dalla fine del terzo quarto. Non riesce a controllare il palleggio sul pressing avversario il numero 17 San Lorenzo. Rimessa laterale per basket golfo Piombino. Continua la serie delle palle perse da Mortara. Giuliano Biancani, che nel frattempo è rientrato in campo a servire
nell'angolo Jacopo Pozzi che in fiducia mette la bomba del più 14. Dopo una serie di errori iniziali sembra aver trovato la confidenza con il canestro il numero 7 gialloblu. Falla di Alessio Iardella ad interrompere l'azione di attacco di Mortara. Ripetiamo, spiccano le 15 palle perse nello score di Mortara, più 14 per Basket Golfo Piombino. 1 minuto e 15 alla fine del terzo quarto. Ancora un fallo per la difesa gialloblu. Giuliano Biancani ad interrompere la penetrazione del numero 10 Mossi. Siamo in zona bonus per Basket Golfo Piombino. Viaggi il netto a cronometro fermo. Buono il primo tiro libero di Mossi, 5 su 6 per lui fino a questo momento dalla linea del tiro libero. Diventa 7 su 8, riporta a meno 12 i propri colori. Giuliano Biancani a gestire l'attacco gialloblu. Roberto Maggio, Jacopo Pozzi, Alessio Iardella e Luca Marmugi a completare il quintetto di coach padovano. Giuliano Biancani in palleggio a cercare di battere in uno contro uno la difesa di Mossi. Ancora fallo alla difesa di Mortara. Raggiunge adesso il limite dei 4 falli di squadra nel quarto, che determina il raggiungimento del bonus. Rimessa laterale per Biancani, esce a ricevere Jacopo Pozzi. Luca Marmugi recapita il pallone nelle mani di Alessio Iardella. Giuliano Biancani in palleggio, Roberto Maggio a prendere il palleggio a resto e tiro che non trova il fondo della retina. Rimbalzo del numero 15 Del Costi. Ancora una conclusione dall'arco per Mortara, nello specifico per il numero 15. Rimbalzo della difesa gialloblu. Luca Marmugi non esita a prendere i 3 punti che trova la via del canestro. Massimo vantaggio per Basket Golfo Piombino, 6-9-5-4. 10 secondi alla fine del terzo quarto, parziale a favore degli uomini in canotta gialloblu. Dall'altra parte replica il solito Mossi. Il cronometro si ferma, la coppia arbitrale suggerisce alla panchina di Mortara di far evitare ai propri uomini di toccare il pallone dopo la realizzazione di un canestro, per non interrompere l'eventuale ripresa veloce del gioco da parte degli avversari. Giuliano Biancani costretto a prendere un tiro avventuroso allo scadere del quarto. Quarto che si chiude sul 6-9-5-6 per Basket Golfo Piombino, più 13 per gli uomini di coach padovano. Ancora un parziale favorevole agli uomini di casa. 2-4-1-4 il parziale del terzo quarto. Raggiunge quota 11 Jacopo Pozzi con le ultime due realizzazioni positive dall'arco, il 3 su 3 dalla linea del tiro libero, conseguenza di un fallo subito sull'esecuzione di un'altra conclusione pesante. Sono 8 i punti realizzati da Camillo Bianchi, 5 da Luca Marmugi, anche lui autore della prima bomba del proprio incontro, 14 punti di Roberto Maggio, 6 quelli di Andrew Gabellieri, ferma 2 punti Alessio Iardella, 13 punti per Giuliano Biancani, 10 per Marco Franceschini, per il complessivo 69 con il quale Basket Golfo Piombino ha chiuso i primi 3 quarti. Dall'altra parte 4 uomini in doppia cifra per Quaccio Zanellati, nello specifico Grugnetti autore di 10 punti. Marco Mossi raggiunge quota 16, Paolo Mossi fermo a 13, 12 punti per San Lorenzo, 3 punti per Poggi e 2 per Bialkowski. Stanno per iniziare gli ultimi 10 minuti decisivi di questo incontro. La regola del possesso alternato premio Basket Golfo Piombino. Alessio Iardella è pronto all'effettuazione della rimessa
a cavallo della linea di metà campo. Giuliano Biancani, Andrew Cavellieri, Luca Marmucci, Jacopo Pozzi a completare il quintetto proposto da coach Padovani. Il quarto si apre dopo 4 secondi con fischi arbitrali che rilevano infrazione alla difesa di Mortara, nello specifico il fallo del numero 4 Fant, che ha preso in regia il posto di Capitan Grugnetti. Per il momento in panchina riteniamo che coach Zanellato si avvarrà nuovamente le prestazioni del proprio capitano nel corso di questo quarto e decisivo frazione di gioco. Rimessa laterale per Mortara, ancora un cambio per coach Padovano, fallo di Luca Marmucci, quarto fallo per lui, costretto a richiamarlo in panchina il coach piombinese. Mossi, San Lorenzo, Fante e Poggi a comporre il quintetto con cui coach Zanellato prova a ricucire lo strappo che fino a questo momento premia Basket Golf Piombino avanti di 13 punti. 9 minuti e 30 allo scadere del match. Fant, nel tentativo di liberarsi della difesa aggressiva di Giuliano Biancani, usa il gomito esterno con troppa energia, fallo in attacco del numero 4 ospite, rimessa laterale per Basket Golfo Piombino. Giuliano Biancani ancora a gestire con calma il possesso giallo-blu, va fino in fondo, lo scarico per Andrew Cavellieri che rinuncia al tiro piazzato, va in penetrazione, commette l'errore da sotto, conquista il proprio rimbalzo, finta il tiro, serve Marco Franceschini, lo scarico per Alessio Iardella che allo scadere dei 24 prende la bomba frontale che muore sul primo ferro. Marco Franceschini a conquistare un preziosissimo rimbalzo in attacco, a consegnare un'altra opportunità in attacco ai propri colori, la sfrutta con il gioco a due con Giuliano Biancani, l'assist del numero 8, la ricezione profonda del centro giallo-blu fermato fallosamente dalla difesa di Mortara. Si guadagna il diritto a un ulteriore viaggio in lunetta dopo il 2 su 2 della precedente occasione. Come era stato facilmente ipotizzato, coach Zanellati getta nuovamente la mischia il proprio play titolare Grugnetti, mentre Marco Franceschini mette a segno il primo dei due tiri liberi a propria disposizione. 7-0-5-6, 8 minuti e 49 sul tabellone del Palatenda. 2 su 2 per il centro giallo-blu. Ancora vantaggio di notevole consistenza per Basket Golfo Piombino. Si mette a zona fronte dispari 3-2 per rallentare l'attacco di Mortara, costretto a prendere un tiro forzato da tre punti mossi. Lavora bene al rimbalzo la squadra di coach Padovano. Giuliano Biancani a servire lontano dal canestro Marco Franceschini. Non esita a prendere la conclusione da tre punti Andrew Cavellieri, terza bomba messa a segno dal numero 33 giallo-blu nel corso di questo incontro, regala il massimo vantaggio a Piombino sul più 18, 7-4-5-6. Mortara in difficoltà ad affrontare la zona 3-2 di Piombino, ci pensa San Lorenzo con il due punti frontale a ridurre lo svantaggio, 7-4-5-8 fino a questo momento. Ancora palla nell'angolo per Giuliano Biancani, lo scarico per Marco Franceschini, ribaltamento per Andrew Cavellieri che non esita a prendere un'altra conclusione, non la manda a bersaglio il numero 33 giallo-blu, prova ad accelerare il ritmo Mortara, fallo della difesa giallo-blu, secondo fallo per Alessio Iardella, secondo di squadra per i piombinesi, rimessa laterale per Mortara, l'uscita dai blocchi per il tiro frontale da tre punti che risulta corto, la palla sbatte sui piedi di Alessio Iardella che non riesce nel recupero, Grugnetti in palleggio arresto e tiro a mettere i due punti del
meno 14 Mortara, 7 minuti e 13 alla fine dell'incontro. Fallo alla difesa di Mortara, è il numero 10 Mossi ad accusarsi del fallo. Quarto fallo di squadra per Mortara, raggiunge la zona bonus quando Giuliano Biancani, a 7 minuti e 5 secondi dalla fine dell'incontro, consegna ad Alessio Iardella il pallone da recapitare successivamente in mani Marco Franceschini. Attraverso Andrew Gabellieri la palla torna a Giuliano Biancani, ancora Andrew Gabellieri in penetrazione, palleggia, resta e tira a centro area del numero 33 gialloblu, conclusione ancora corta per lui, l'ultimo tocco sul pallone contrastato sulla linea laterale di Mortara. Rimessa laterale per Piombino, che avrà a disposizione 14 secondi per concludere la propria azione di attacco. 7-4-6-0 sul tabellone del Palatenda, 6 minuti e 48 alla sirena finale. Giuliano Biancani affrontato da Grugnetti in palleggio, ancora una penetrazione del numero 8 gialloblu, lo scarico per Marco Franceschini, primo tentativo di schiacciata del numero 12 gialloblu viene stoppato, raccoglie il proprio rimbalzo di attacco, realizza da sotto due punti, subisce fallo, si guadagna il diritto al tiro libero aggiuntivo per completare un preziosissimo gioco da tre punti. 14 punti per il centro gialloblu. Manda a bersaglio anche il tiro libero aggiuntivo. 7-7-6-0 più 17 per Piombino. Una giornata in cui Luca Marmugi è stato penalizzato dal situazione falli. Preziosissimo il contributo in punti e in rimbalzi di Marco Franceschini. Raggiunge la doppia doppia anche Jacopo Pozzi, 11 punti realizzati, 10 rimbalzi conquistati. Palla nell'angolo per Andrew Gabellieri, ancora una penetrazione del numero 33, subisce il fallo anzi commette fallo nel tentativo di liberarsi della marcatura dell'avversario. Ancora un possesso per Grugnetti, palla nelle mani di San Lorenzo, restituisce al proprio play il pallone da gestire in collaborazione con Mossi. Grugnetti marcato da Giuliano Biancani, usano lo stesso metodo di giudizio i due uomini in grigio nero. Fallo in attacco per numero 8 Poggi, palla persa e nuovo possesso per Basket Golfo Piombino, che conserva un margine rassicurante di vantaggio. Quarto quarto avario di realizzazioni, 8-4 per Piombino fino a questo momento, ma il momento è sufficiente per gli uomini di Coach Padovano per conservare, ripetiamo, un margine assolutamente consistente e significativo. Prova ad incrementarlo Giuliano Biancani, bomba ancora del numero 8 gialloblu, 8-0-6-0 più 20 per Basket Golfo Piombino. 5 minuti e 37 alla fine dell'incontro, ultimo impegno casalingo per Basket Golfo Piombino per questo 2014. Prova a ridurre lo svantaggio San Lorenzo con la conclusione pesante, ancora un rimbalzo per Jacopo Vozzi, 10 rimbalzi in difesa conquistati dal numero 7 gialloblu, che commette fra infrazione di passi nella successiva azione di attacco. Regala ancora il possesso a Mortara, che non sembra nelle condizioni di reagire e mettere in discussione questo per il momento largo successo di Basket Golfo Piombino. Anche questa conclusione avventurosa non trova il fondo della retina, si lotta però a rimbalzo in attacco. Mossi conquista il rimbalzo sul proprio errore, si guadagna il diritto ancora ad un viaggio in lunetta. Jacopo Pozzi ad accomodarsi in panchina, fa il proprio ingresso sul terreno di gioco a 4 minuti e 50 secondi dalla fine dell'incontro anche il numero 6 Giovanni Esposito, che al momento era l'unico gialloblu piombinese non ancora sceso sul parquet.
Sono 4 anche gli uomini di Coach Padovano in doppia cifra in questo incontro. 11 punti per Jacopo Fuzzi, 8 per Camillo Bianchi, 5 per Luca Marmugi, limitato dai falli, 14 per Roberto Maggio, 9 per Andrea Gabellieri, 2 per Alessio Iardella, 16 per Giuliano Biancani e 15 per Marco Franceschini. Dall'altra parte 12 punti di Grugnetti, 18 di Marco Mossi, 13 quelli di Paolo Mossi, 14 per San Lorenzo, 3 per Poggi e 2 per Bialkowski. 4 minuti e 40 alla fine dell'incontro, palla in angolo per Alessio Iardella che può prendere il ritmo, la bomba che regala il più 21 a Basket Golfo Piombino, 8-3-6-2 sul tabellone del Palatenda. L'attacco di Mortara interrotto dal fischio arbitrale, quarto fallo per Andrea Gabellieri. Siamo in bonus, Mortara sulla linea del tiro libero con il numero 12 Mossi, 2 su 2 per lui, raggiunge quota 15 nel proprio score personale, li porta a meno 19 Mortara, 4 minuti e 20 alla fine di un incontro che sembra aver preso decisamente la via del successo per Basket Golfo Piombino, che potrebbe così raggiungere i 14 punti in classifica, lasciando Mortara a 6 punti sul fondo della classifica. Successo assolutamente necessario per gli uomini di Coach Padovano dopo il brusco stop nella ultima trasferta ad Oleggio. Era importante per i gialloblu piombinesi riprendere confidenza con la vittoria, proseguire in un cammino positivo in vista del delicatissimo prossimo impegno esterno nel super derby con Cecina previsto per domenica 28 dicembre. Ancora Mossi a mettere i due tiri liberi consecutivi che riportano a meno 17 Mortara. Giuliano Biancani a servire Giacomo Guerrieri che nel frattempo ha preso il posto in quintetto di Andrea Gabellieri. Alessio Iardella a far circolare il pallone insieme a Giuliano Biancani a provare l'uno contro uno, regala l'assist a Marco Franceschini che prende la conclusione da centrare, la fallisce. Mossi rapido arresto e tiro da tre punti, rimbalzo di Esposito, palla scaricata nelle mani di Giuliano Biancani, 3 minuti e 15 secondi alla fine del match che fino a questo momento sembra senza storia per Mortara. Basket Golfo Piombino continua a trovare la via del canestro con relativa facilità, palleggia resta il tiro vincente da 2 punti per Giuliano Biancani, nuovo più 19, 18 punti per il numero 8 gialloblu, 7 su 11 dal campo per lui complessivo, 3 su 4 nelle conclusioni pesanti, 1 su 2 dalla linea del tiro libero, più 17 in valutazione per play piombinese. Dall'altra parte Grugnetti con l'aiuto del primo ferro mette a segno il primo dei due tiri liberi a propria disposizione, 2 su 2 anche per lui nel primo viaggio in lunetta della propria partita, più 17 Piombino. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gioco di questo match che ha sempre condotto Basket Golfo Piombino, strappo decisivo nel corso del quarto quarto, massimo vantaggio sul più 21. Giuliano Biancani regala l'assist a Giovanni Esposito, il suo tiro rovesciato viene stoppato dalla difesa avversaria. Coach Padovano regala a Giuliano Biancani l'applauso del pubblico piombinese. Assolutamente positiva la partita del numero 8 gialloblu. Ripetiamo, chiude l'incontro con 18 punti realizzati, 19 in valutazione.
dall'altra parte Mossi va a realizzare da sotto i due punti che fanno raggiungere a Mortara quota 70, 15 i punti di svantaggio. Contemporaneo fallo della difesa gialloblu, potenziale gioco da tre punti per il numero 10 di Mortara, a bersaglio anche con il tiro libero successivo, 12 su 13 dalla linea per lui, 21 punti complessivi realizzati, prestazione assolutamente di livello ma non sufficiente a garantire alla propria squadra di restare in partita contro il Basket Golfo Piombino. Tenta la penetrazione Giovanni Esposito, la panchina gialloblu protesta chiedendo un fallo sull'azione di tiro del numero 6 gialloblu. Non sono di questo avviso i signori Battisacco e Pirazzi, che vanno a richiamare adesso il coach piombinese per le proteste. Rimessa dal fondo per Piombino, Roberto Maggio ad incaricarsi la stessa, esce ad uscire, esce a ricevere Giacomo Guerrieri che calpesta la linea laterale, perde palla per Basket Golfo, regala nuovamente il possesso a Mortara, 8-5-7-1. Entriamo negli ultimi 120 secondi di gioco di questo incontro, Roberto Maggio a rubare palla, a lanciarsi in contropiede, buona posizione difensiva di Grugnetti, fallo di sfondamento per il numero 22 gialloblu, palla persa in attacco, 1 minuto e 56 secondi alla sirena finale, la partita si trascina stancamente verso la fine, non ci sono sussulti, Basket Golfo Piombino mantiene un margine rassicurante di vantaggio, più 14, gestisce gli ultimi possessi con tranquillità. Mortara cerca di rendere onorevole la sconfitta con gli ultimi attacchi a propria disposizione, perde palla ancora il numero 12 Mossi, rimessa laterale per Piombino, 1 minuto e 48 allo scadere dell'incontro, Roberto Maggio in palleggio affrontato da Grugnetti, Giacomo Guerrieri a servire Giovanni Esposito, la palla nelle mani di Alessio Iardella, ancora Roberto Maggio, il palleggio di Alessio Iardella che prende dal palleggio la conclusione da tre punti che va a bersaglio, 8-8-7-1, più 17 Piombino, 1 minuto e 20 allo scadere dell'incontro, Grugnetti a servire ancora a Mossi per il tiro da tre punti che trova il fondo della retina, 8-8-7-4, 70 secondi alla fine dell'incontro, Roberto Maggio in palleggio, esce a ricevere lontano dal canestro Marco Franceschini, palla ancora nelle mani di Roberto Maggio, la penetrazione del play gialloblu, ancora un rimbalzo in attacco per Marco Franceschini che da sotto va a mettere altri due punti nel proprio score personale, raggiunge quota 17, massimo stagionale per il centro gialloblu. Siamo alle battute finali di un incontro che sostanzialmente non ha mai visto Mortara completamente in partita, dopo il primo quarto chiuso sul più 7 da Piombino, pareggio a 23 nel secondo quarto, ancora un allungo di Piombino nel terzo sul parziale di 22-16, equilibrio in un quarto quarto che si è trascinato fino alla conclusione, ovazione adesso del pubblico del Palatenda per la conclusione pesante di Giovanni Esposito che partecipa alla festa gialloblu. Degna conclusione di un incontro assolutamente ben gestito e sempre guidato dagli uomini di coach Padovano. 9-3-7-9 il punteggio fino a questo momento fissato sul tabellone del Palatenda. 15 secondi alla fine dell'incontro. Mortara non difende più. Alessio Iardella in palleggio a sfidare il proprio avversario diretto.
La conclusione mancina del numero 4 va a trovare il fondo della retina, 9-5-7-9, per incrementare il proprio bottino personale. Va a cercare l'ultimo tiro dell'incontro Mossi. Il 2014 casalingo del Basket Golfo Piombino si chiude con una convincente vittoria su Expo Inox Mortara. 9-5-7-9 il punteggio finale a favore dei gialloblu di Coach Padovano, grazie a questi seguenti punteggi individuali: 11 punti per Jacopo Pozzi, 8 per Camillo Bianchi, 6 per Luca Marmusi, 14 per Roberto Maggio, 9 per Andrew Gabellieri. Diventano 10 punti di Alessio Iardella, che raggiunge anche lui la doppia cifra, 3 punti di Giovanni Esposito, 18 quelli di Giuliano Biancani e 17 quelli messi a segno da Marco Franceschini. Dall'altra parte chiude con 14 punti Grugnetti, 31 quelli realizzati dal numero 10 Marco Mossi, 15 per Paolo Mossi, 14 per San Lorenzo, 3 per Poggi e 2 per Bialkowski. Con i gialloblu piombinesi di Coach Padovano a salutare i propri sostenitori al centro del campo, si chiude, ripetiamo, il 2014 casalingo del Basket Piombino. 9-5-7-9 la vittoria su Expo Inox Mortara, raggiunge quota 14 in classifica e aspetta la trasferta di Cecina per completare questo 2014 ricco di soddisfazioni. Da Riccardo Periconi un saluto a tutti, a risentirci ai prossimi impegni casalinghi del Basket Golfo Piombino.